Buonasera a tutti e tutte. Vi do il benvenuto alla seconda parte del corso su insegnamento della matematica e questioni di genere. E dopo la parte introduttiva di venerdì scorso tenuta dal professor Pietro Di Martino, oggi abbiamo fatto una sessione separata con insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado e ora inizia questa sessione che invece è dedicata a voi insegnanti della scuola primaria. Introduco subito i relatori di questo pomeriggio, che sono Anna Baccaglini Frank, docente di didattica della matematica all'Università di Pisa, Elisabetta Robotti, docente di didattica della matematica all'Università di Genova, e Roberta Munarini, che è insegnante di scuola primaria a Reggio Emilia. Prima di lasciarvi all'ascolto e alla discussione, vi ricordo, come è già stato detto nell'introduzione, che se avete domande vi chiediamo la cortesia di porle nella sezione D&R, domande e risposta, che trovate in basso sullo schermo, possibilmente non nella chat, che lasciamo invece se ci fossero segnalazioni di problemi tecnici. Lascio la parola subito ai relatori, quindi di nuovo buon lavoro e buona discussione. Grazie Chiara, condivido tutto, ecco qui. E grazie mille anche all'IMT di Lucca, adesso, ecco qui, che ci ha chiesto di aprire un dialogo su matematica e questioni di genere. Abbiamo accolto la sfida e ringrazio tantissimo anche Roberta ed Elisabetta. E ci siamo sì immolate, è un po' una sfida per noi, perché diciamo noi non ci occupiamo specificatamente di studi di genere, ma di didattica della matematica inclusiva, inclusiva anche rispetto ai fattori di genere. Ci tengo a precisare che io non mi occupo di fattori di genere, soprattutto nelle prestazioni su test standardizzati. Perché anche se su certe prove, in certi contesti culturali, con mille se, paiono esserci delle differenze nelle prestazioni tra maschi e femmine, non ho quasi mai visto negli studi che ne parlano la volontà di esplorare a fondo quali potrebbero essere le cause, né proposte di attività didattiche per superarle. E questo invece è quello che interessa a me. Inoltre, proprio negli ultimi anni, il concetto stesso di genere viene discusso, è gender nella letteratura internazionale, viene discusso e appare abbastanza delicato, cioè cos'è che ci fa appiccicare l'etichetta maschio a qualcuno e femmina a qualcun altro? Sicuramente il fatto di avere certi attributi sessuali, diciamo, o meno, implica ancora l'imposizione di fortissimi stereotipi culturali, almeno nella cultura occidentale e forse in più di qualche altra. Però a livello chimico pare che tanti comportamenti siano molto più determinati dagli ormoni che abbiamo in circolazione. Alcune donne hanno livelli di testosterone più alti, e viceversa rispetto a quella che è la norma, per quel che vuol dire, e viceversa alcuni uomini hanno livelli di estrogeno più alti. E alcuni studi mostrano come parte dei loro comportamenti, anche in matematica, paia dipendere da questi livelli ormonali, più che da, diciamo, attributi fisici. Ci sono poi tantissimi altri aspetti molto delicati che vengono discussi per fortuna oggi più liberamente rispetto ad una volta e non mi voglio addentrare oltre, ma parlare di differenze nelle prestazioni, per tornare a questo discorso, a mio avviso porta ad aumentare invece che a diminuire il gender gap. E come vi dicevo, è un terreno estremamente scivoloso che solo in superficie può apparire semplice e lineare. Per questo io scelgo di non occuparmi proprio per scelta di questioni di genere se non per ottenere migliori pratiche didattiche inclusive, per un apprendimento quindi migliore della matematica, che non tratti tutti allo stesso modo, ma offra le stesse possibilità a tutti. Non è la stessa cosa. Penso di parlare a nome del gruppo dicendovi questo.
Ecco, vi chiedo sin da ora di essere attenti e delicati nel fare eventuali commenti, perché su alcuni temi ci potrebbero essere, insomma, delle persone più sensibili. E concludo, o meglio comincio, sottolineando che, come il professor Di Martino ha fatto nell'incontro precedente, non parleremo quindi di differenze nelle prestazioni su test standardizzati, ma cercheremo invece di sviluppare due linee di spunti di condivisione, che sono: una è quella di uno sviluppo di consapevolezza di alcuni degli stereotipi di genere che persistono nella nostra società e ci accompagnano fino in classe durante le ore di matematica. E l'altra è lo sviluppo di pratiche didattiche per evitare o sradicare, diciamo, tali stereotipi se compaiono, se esistono, se li riconoscete in classe. Per cui comincio con questo qualche testimonianza per contestualizzare un po' la questione. Insomma, ci sono persone nella nostra società che sono stati adolescenti nella società occidentale o americana o italiana, sono i due posti da cui peschiamo gli esempi, soltanto qualche decennio fa, e che hanno vissuto esperienze di questo tipo, che quindi condiziona assolutamente la loro presenza nella vita, nell'eventuale classe, e quindi anche quella delle persone che stanno intorno a loro. Sentiamo la testimonianza di una cara amica di mia mamma, che parla in inglese ma l'ho sottotitolata. I grew up in rural Pennsylvania in the 1960s, and in those days, gender roles were pretty rigid. In school, boys took shop class, girls took home ec, boys had options to play sports, girls did not have options to play sports. It was kind of assumed if you were a girl, you would get married and raise the family, and the husband would go out and earn the living. If women did want to work outside the home, I just remember these were more or less the three choices that you were given: to be a teacher, a nurse, or a secretary, and really nothing else. And I do, this song just kind of came to my mind, the feeling of the understanding of what a woman's role was: to know him is to love, love, love him. Just to see him smile makes my life worthwhile. And this was the feeling that we were raised with, this just attitude. And while I was always a good student, I remember my senior year signing up to take a trigonometry, and after just a couple of classes, I didn't get it, and so I dropped the class. I just wasn't understanding it. And my boyfriend at the time, who was not a great student, was in the same class. And I remember how good he felt that I dropped out of the class, because then he was superior in that class. He was superior in that field. And I remember being like happy for him. So it was just the norm then that when women and men were perceived differently in terms of their abilities, and what they would end up doing with their lives. Mi vengono i brividi tutte le volte che lo ascolto. Un'altra cosa che aleggia molto nelle classi è questo, cioè che ci siano delle materie per donne, delle materie per uomini. L'avete sentito dire già a Brenda, ora ce lo dice anche Cristina in questa testimonianza. Se ripercorro brevemente il mio passato scolastico. Scusatemi, non era Cristina, questa è Cristina. Sono una donna di 63 anni, la mia mamma invece ne ha 88. Lei ha potuto frequentare la scuola fino alla terza elementare e il suo più grande desiderio era che i suoi figli andassero a scuola almeno fino al diploma, perché per lei era molto importante lo studio, sia per le donne che per gli uomini. A differenza del suo fratello più piccolo, che invece ha fatto studiare solo il figlio maschio, perché le femmine dovevano stare a casa a fare i lavori domestici. Lui ha quattro figli, un maschio e tre femmine, e come dicevo, una volta finite le scuole dell'obbligo, la terza media, non gli ha permesso più di andare a scuola.
Ma una di loro ha studiato di nascosto e dava gli esami a settembre come privatista. In questa era complice la madre. Tutto questo è durato fino alla quarta superiore, periodo in cui lei, con l'aiuto dell'insegnante, riuscì a convincere il padre e i suoi studi hanno continuato fino alla laurea. Va da sé che comunque alle donne era indicato un percorso umanistico-filosofico, mentre agli uomini era aperto a qualsiasi indirizzo, ma in particolare quelli scientifici e matematici. Invece, in alcuni paesi dell'entroterra, alle donne non era neanche dato da considerare l'idea della scuola, tanto che mia suocera e le sue sorelle non l'hanno potuta frequentare. E sono tuttora analfabete, però sanno di fare le addizioni e le sottrazioni. Ecco, ho scelto Cristina tra le due, casomai Paola ce la teniamo come jolly se vogliamo nella discussione alla fine, perché oltre a questo messaggio dell'indirizzo umanistico-filosofico per le donne e gli uomini invece che possono fare tutto, ci sono anche tutti questi altri aspetti della scuola che è proprio negata, viene negata del tutto alle donne e ad alcune donne che devono frequentarla di nascosto. E quindi non ci sono pari opportunità, diciamo, o almeno non c'erano. E oggi, che come siamo messi oggi? Oggi, beh, per certi versi meglio, però delle cose permangono. Per esempio, le femmine sono ancora trattate diversamente, specie se sono di colore. Qui ci rifacciamo il salto al di là dell'oceano e qui Crystal stava parlando, questa che vedete presentare, ad un recente webinar che potete trovare online e riporta la testimonianza di una studentessa che ha partecipato a uno dei loro corsi. Che dice così a una studentessa, una bimba di colore, che dice: una maestra dice che ho sem che sem sempre che ho sbagliato, cioè quello che faccio è sbagliato, anche se ho ragione, e probabilmente è perché pensa che sono lenta e che sono l'unica persona di colore in classe. Cioè, a priori, solo perché sono femmina e nera, ho sbagliato e sono stupida sicuramente. C'è molta ricerca su questo, quindi vi lascio qualche riferimento bibliografico e forse invece vi mostro una cosa più interessante, perché qui andiamo, diciamo, su cose pratiche, quindi qualche altra testimonianza video che viene da studenti, diciamo, ad alta prestazione, ma che sono state, diciamo, svantaggiate per qualche motivo in matematica. Perché dico alta prestazione? Perché sono studentesse o persone comunque che hanno fatto, che frequentano, hanno frequentato l'università di Stanford o, diciamo, alte università, ma che per vari motivi sono state o sono a disagio con la matematica. Probably my early math days, I was, you know, just slogging along trying to figure it out. And I got that sort of message, well, it's okay, girls aren't really as good at math as boys are. So, you know, maybe you're just gonna struggle with that one. And as a kid who thought I was good at everything, I think that was hard. I wasn't, you know, I'm not good at memorizing, so once we had to do times tables, you know, I was sort of doing the math backwards in my head, cheating. It was like memorizing Shakespeare. It's like, why? I don't get it. Is there a reason I'm doing this? So I, you know, I sort of had a resistance and a frustration with that. And I think by the time I was, yeah, at fourth grade, I was, you know, good at English, not so good at math, and it sort of accepted that. Like, I don't want to blame it on my mother, but I think it was her way of sort of empathizing with my struggle. Is like, you know, don't worry. It's some, you know, sometimes girls just aren't as good at that. Mi piace mostrarlo perché mette sul tavolo la componente femmina-femmina, madre-figlia, che pare in più studi comparire come fattore sociale molto pesante per la femmina che riceve proprio dalla mamma il messaggio tanto le femmine sono brave in italiano. E più, insomma, altre cose, ma mi interessava molto per quello. Un'ultima testimonianza in questo senso. Viene da ragazze di Stanford invece,
in fourth grade, I remember being so curious about why a square was a rectangle, but a rectangle wasn't a square, and really caring about those sorts of problems. And then, as soon as people start telling you math isn't your thing, then it's all downhill. Ok, e di nuovo quanto è pesante il messaggio la matematica non fa per te e quante ragazze mollano davanti a questo. Ora, senza uscire dall'Italia, se volete, vi volevo raccontare una piccolissima esperienza personale. Io ho frequentato le scuole negli Stati Uniti fino a tutta la seconda elementare e non parlavo nemmeno l'italiano all'inizio quando mi hanno messo a scuola in terza qui. E quindi diciamo c'è stato il trauma della lingua, ma sono rimasta molto traumatizzata anche dalla maestra, era una maestra unica che come pratica didattica, proprio in matematica, non lasciava che io o nessun'altra bambina consegnassi un compito prima che avesse consegnato almeno un maschio. E le prime volte nemmeno capivo che cosa stesse succedendo, io finivo, magari prima andavo alla cattedra perché avevo capito che bisognava fare così, tra l'altro riuscivo a fare matematica non italiano perché ancora non parlavo italiano, però la matematica come linguaggio universale, diciamo, riconoscevo delle cose e mi veniva negato. Dovevo tornare al posto, per fortuna ho avuto dei genitori che hanno un po' deriso l'insegnante, diciamo così, amichevolmente a casa, non l'hanno mai confrontata a scuola, hanno detto ma sì, ma lascia perdere, fanno così e vai avanti lo stesso, non ti preoccupare. E quindi stiamo parlando di, io ho 38 anni ora, di non tantissimi anni fa, quindi 30 anni fa. Bene, e l'ultimo pezzo con cui diciamo voglio scavallare poi nelle buone pratiche, quindi ci portiamo dietro tutto questo, riguarda sempre uno studio delle attività fatte da Joe Bowler che si trovano sul sito YouCubed e parla di un campo estivo che diciamo tutti gli anni loro fanno per maschi e femmine tutti insieme come siamo abituati noi nelle classi, se non che hanno visto che negli anni precedenti insomma non funzionava tanto bene per molte ragazze, cioè molte ragazze rimanevano molto in silenzio, non partecipavano e volevano capire un po' meglio perché. E allora hanno fatto l'anno scorso un camp per sole ragazze, lo stesso camp, soltanto senza la presenza maschile, per vedere un attimo come aiutare, se era possibile, insomma, aiutare queste ragazze. Questa è la prima parte del camp in cui comunque vedete quanto sono rimaste chiuse, bloccate in questa prima fase le bambine. La cosa positiva è che si sbloccano. Okay? Quindi poi vi farò vedere varie buone pratiche utilizzate nel camp su cui poi noi commenteremo e vi daremo altri esempi anche all'italiana, diciamo dalle nostre classi in questo senso. Questo è un pochino il senso dei nostri interventi oggi pomeriggio. Allora, ecco qui. I've been liking math since kindergarten, but it was a little struggle for me because like I didn't speak English. We had this multiplication test and then you had to finish it in 2 minutes and I would only get all the way to my four. In school, you know, there's all these like grades and tests and gaps in between the learning and sometimes you can't really get everything into your head if it's like going at a fast speed. When I see quizzes personally, it makes me scared. It makes me nervous. If you're good at it, you'll react in like a happy way. And if you're not so good, you'll just be like kind of sad and confused. If like some kids are falling behind, they're considered dumb kids. That's really not it. It's just they need more time. In math class, I was like really shy because I was afraid that I would get the answer wrong and then people would be commenting on it. How would I show this as 12 and 6? Anyone? Everyone's very quiet. You know, you can talk to each other about what you think. Quindi vedete la prima fase, diciamo, un pochino triste e difficile, con anche i racconti a posteriori che poi sono stati montati così, che cercano un pochino di andare a grattare sui perché le ragazze si comportavano così all'inizio.
Ma noi siamo positivi, vogliamo dare messaggi positivi e lo faremo, spero molto, oggi. Quindi adesso vi faccio vedere quattro mini estratti, diciamo, della parte al positivo in cui si schiudono le ragazze e cercheremo di analizzare quindi i perché. I want to share a famous triangle. It's called Pascal's triangle. At school, teachers are like, no, you can't have fun doing math because math's not fun. But here, they make it lots of fun. So then we're connecting visuals and numbers in our brains. I like to draw, and when I draw things out, it helps me like learn math better and like helps me with the equations and stuff. Did somebody do it a different way, or can you even see another way to do it now? In my school, they only show us one way, and if you don't do it that way, we get it wrong. When we came to the summer camp, it was like many. Poi, scusate, si è piantato tutto, mi è morto PowerPoint, adesso lo rilancio. Ho affaticato troppo il computer oggi, per cui si è piantato proprio alla fine di questo video. Ok, ci risiamo, lo rimando. Ok. When we work in groups, if somebody has an idea, like we can build on that idea and see where it'll take us. We have a better chance of learning something new when we're together. Anyone else in 25? Okay. Gruppo. Altro aspetto. That is unsolved in the history of mathematics. It's known as the Collatz conjecture. In the field of mathematics, when people have an idea, they call it a conjecture. But it's also called the hailstone problem. The numbers behave like hailstones, because they go up and then they come back down again. Do you want to do more Collatz conjecture till the end of class today, or would you like a different number pattern to look at? This. Okay, keep going. I used to have this perspective of math, like that I need to do it quick, I need to be good. And if I'm not quick, I'm not good. It's more relaxed here. It made me see less of the answer and more of connections. What if you reflect the same thing from the other way, but negatives? Oh my gosh. Le fai complimenti per questo. That is unsolved. We were working on this maths problem. Some of you took us into the realms of college maths. I actually feel better of myself because now here I was like, wait, you don't need to be smart, you just need to try hard. To ask questions, to speak up, like share my answers even though it's wrong, helped me gain more confidence in math. When I came here, I'm like, now wow, I really love math now. I really want to go back to school now and like show like I can make mistakes, but I can still succeed in life. Potrei commentare a lunghissimo, ma mi fermo e passo la parola, così anche voi sentite un po' di voci varie, alla nostra Betta. Buon pomeriggio a tutti quanti. Cerco di condividere, oltre che il mio pensiero, anche le mie slide. Sì. Ci siamo? Sì. Bene, dunque l'idea è quella di partire facendo alcune osservazioni sul video che abbiamo visto. Le prime osservazioni che possiamo fare è il fatto che le ragazze lavorassero in gruppi e lo si vede anche bene dalla disposizione dei banchi in questa grande aula, la riconcettualizzazione dello spazio aula, dello spazio di apprendimento. Il fatto che le ragazze lavorassero in gruppo aveva uno scopo, quello di produrre soluzioni comuni, ogni gruppo una soluzione, quindi dovevano mettersi d'accordo sulla soluzione da produrre. Il fatto che dovessero produrre una soluzione condivisa di fatto aveva una serie di conseguenze. Fra queste conseguenze c'è
evidentemente il ruolo dell'errore. Di questo parlano molto le ragazze. Il ruolo dell'errore che non è visto affatto come un fallimento, di questo ci ha parlato anche Pietro nello scorso incontro, ma è visto come una risorsa. È una risorsa per andare avanti nel processo di pensiero, produrre quindi una soluzione condivisa. Un'altra questione riguarda il fatto che se ogni gruppo produce una strategia di soluzione diversa, le strategie poi devono essere condivise con il grande gruppo, l'hanno condivisa con il grande gruppo. E questo inevitabilmente porta l'attenzione sul processo e non sul prodotto. E anche questo è un elemento che ha messo in evidenza bene Pietro. Quindi il processo di pensiero di ciascun gruppo, di ciascun componente dentro il gruppo, è un elemento condiviso. E questo rimette in discussione un elemento chiave, e anche di questo fanno spesso cenno le ragazze del video, il tempo. Il tempo come un elemento essenziale per la produzione della strategia di soluzione. Un elemento essenziale se è lungo. Il tempo corto non ha senso qui, perché è la produzione di pensiero e la produzione di pensiero condiviso. E quindi il tempo lungo ha un ruolo essenziale. Ciò viene, è un po' capovolto rispetto alla logica standard, produci subito la soluzione, sei bravo se, lo dicono spesso le ragazze, sei bravo se produci subito il prodotto, cioè la soluzione, e se lo produci velocemente, altrimenti no, sei lento e quindi non sei bravo. Un altro elemento che mi è saltato agli occhi guardando questo video sono le diverse rappresentazioni degli oggetti matematici, cioè i diversi sistemi di rappresentazione che vengono utilizzati per esprimere il concetto matematico e per pensare sull'oggetto matematico. Una bambina dice, una ragazzina, se mi sentisse mi sgriderebbe, una ragazzina, per chi è adolescente in casa capisce, dice: io disegno, mi piace disegnare, penso bene se disegno, se il mio pensiero è in questa forma. Quindi i diversi mezzi di rappresentazione del proprio pensiero e degli oggetti matematici, che in questo caso sono gli oggetti di pensiero, perché questo è l'oggetto del discorso, è essenziale. Ma al contempo, se diverse sono le rappresentazioni, diverse sono anche le azioni che io faccio su queste rappresentazioni. Cioè, per esempio, qui possiamo osservare un filo. Se io ho un filo in mano, agisco in un certo modo per costruire il pensiero sulla matematica dei triangoli. Se io invece ho un disegno grafico, allora agirò in un certo altro modo. Se poi magari questo disegno sta su un software dinamico, agirò in un altro modo ancora. Quindi diversi modi di agire sulle rappresentazioni. Ma di fatto tutto quello che abbiamo detto finora rimanda molto a una didattica che ha una caratterizzazione inclusiva. E di didattica inclusiva ha già parlato l'UNESCO come qualcosa che elimina tutte le forme di discriminazione. E allora noi possiamo pensare a un'inclusione scolastica come un processo continuo. Un processo continuo vuol dire che non è localizzato in un luogo e non in un altro, qui e non altrove, o in un momento, adesso e non dopo, ma sempre è continuo anche dentro lo spazio-tempo della scuola. E che prevede, dice questa definizione fornita da Yanes, l'abbattimento degli ostacoli e delle barriere che impediscono due elementi chiave, la partecipazione e l'apprendimento di ognuno, delle bambine, dei bambini, di tutti quelli che partecipano al gruppo classe con ogni loro necessità. Quindi, da un punto di vista di progettualità didattica, quindi didattica inclusiva in termini di progettualità, questa piccola riflessione ci ha consentito di mettere in evidenza tre poli, tre elementi chiave. Una varietà di rappresentazioni degli oggetti matematici
E avere diversi modi di rappresentare l'oggetto matematico significa mettere in gioco anche diversi aspetti percettivi. Devo toccare un oggetto, lo devo vedere. Abbiamo visto diverse rappresentazioni. D'altra parte, le diverse rappresentazioni degli oggetti matematici inducono a diverse azioni su questi oggetti matematici, per forza di cose. E quando questi poli vengono potenziati, c'è un terzo, in realtà, elemento chiave che riguarda l'aspetto motivazionale, l'aspetto affettivo di coinvolgimento della persona, io vorrei dire della persona, dentro l'attività didattica. Quindi questa progettualità di didattica inclusiva che vede questi poli produce un contesto nel quale le potenzialità di ciascuno vengono messe in evidenza, ed è questa l'idea di inclusività. Ma se vogliamo ritornare indietro alla questione strettamente di genere, allora, anche se non è... paradossalmente non è il nostro obiettivo uno, come diceva Anna, il nostro obiettivo uno è l'inclusione di tutti, perché altrimenti ci poniamo automaticamente in una situazione di discriminante. Ma se vogliamo comunque parlare di genere, posto il fatto che il processamento della matematica nel cervello maschile e nel cervello femminile avviene nello stesso modo, e questo lo dicono sia studi che riguardano le scienze cognitive, ne ho messi due come esemplificazione, sia studi che riguardano la didattica della matematica, allora la percezione, diciamo, del livello della propria autoefficacia dell'individuo, cioè la convinzione che ciascun individuo, in questo caso le ragazze, hanno circa le proprie capacità in matematica, e attenzione, qui stiamo parlando delle teorie del successo in matematica e dell'attribuzione del fallimento in matematica, di cui ci ha parlato Pietro la scorsa volta, beh, questo non si basa tanto sulla valutazione effettiva delle proprie capacità, ma sulla lettura delle proprie potenzialità attraverso un'esperienza, e l'esperienza si colloca dentro un contesto sociale e culturale. Quindi se la percezione che le ragazze avevano di sé era così negativa rispetto alla matematica, era perché l'avevano vissuta, l'avevano letta attraverso un contesto sociale e culturale. Questo che ci stanno dicendo che induceva a questo. Ora, il contesto culturale dentro la classe di matematica è anche definito dal problema di matematica posto, no? Se siamo in matematica, facciamo l'insegnante che vedevamo nel video poneva diversi problemi in matematica. Quindi se io guardo al problema di matematica come un possibile contesto, e Pietro ha distinto bene la differenza fra problema ed esercizio, allora porre problemi che stimolino l'interesse per creare un contesto motivante, ancora il video lo fa vedere bene, fa parte del progettare un contesto di apprendimento inclusivo, fa parte dell'idea di inclusività. E questa cosa tocca il genere, come ci dimostra un risultato delle prove OCSE PISA del 2015. E in queste prove, rispetto ad alcuni item di matematica che venivano sottoposti, ce n'era una in particolare, qui in fondo, che è il calcolo del consumo medio di carburante di una macchina. Allora, in questa prova il 67% dei ragazzi risponde in modo corretto, ma solo il 44% delle ragazze ha indicato di sentirsi sicuro nel calcolo del tasso di consumo di benzina di quest'auto. Solo il 44%, ma attenzione, queste stesse ragazze sono quelle che, messe in un contesto, chiamiamolo neutro, cioè non stereotipo, e il contesto neutro era risolvi questa equazione in matematica, magari con un contenuto più difficile del calcolo medio, ma era neutro, beh, queste stesse ragazze hanno un successo estremo, hanno risposte molto corrette. E questo ci fa dunque pensare ancora che la percezione
della propria autoefficacia sia basata sulla lettura delle proprie potenzialità attraverso l'esperienza che abbiamo vissuto in un contesto sociale e culturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo d'accordo sul fatto che il contesto sociale contribuisce a creare delle situazioni stereotipate, no? Il contesto sociale contribuisce a creare il fatto che non è da femmina fare il calcolo di consumo medio. Vi assicuro che io ho calcolato, perché viaggiavo tanto nella mia vita e calcolavo spesso il consumo medio, tipo, poi, essendo genovese, è un calcolo che so fare bene, ma e qui entriamo in un altro stereotipo. Ma se partiamo da questo presupposto, vuol dire che stiamo facendo riferimento a una convinzione sul compito. E come ci ha detto Pietro bene la scorsa volta, le convinzioni sul compito dipendono dai contesti, dagli scopi, dalla razionalità associata a questo contesto. Quindi, se il contesto sociale e culturale ci dice che le ragazze non sanno calcolare il consumo medio di carburante, le ragazze si sentono anche legittimate, e l'abbiamo sentito nei video di prima, a non saperlo. Ma ciò non vuol dire che non lo sappiano fare, questo non è vero. Quindi, se il senso di autoefficacia si basa sull'esperienza nel contesto sociale e culturale, che è sfavorevole, come quello della benzina, insomma, del calcolo del carburante, e non su una valutazione effettiva, allora io ho questa percezione del mio fallimento, che è un fallimento legato a un contesto, ma se il contesto è stereotipato, il mio fallimento in matematica accresce. Questo è un cane che si morde la coda, e da cui non ne usciamo. Per uscire da questo loop è necessario assolutamente che ci sia una collaborazione, uno sforzo congiunto da parte delle istituzioni, quindi dalla scuola, ma anche da parte della società, quindi dalla parte del mondo al di fuori della scuola, perché non possiamo pensare. Spesso gli insegnanti dicono: ah, ma no, nella mia classe mica succede questa roba qua, non c'è una discriminazione di genere dentro la mia classe, come se tutto ciò che è discriminante stia fuori, la causa sia fuori dalla classe. D'altra parte spesso si sente dire nella società: ma se non lo insegnano a scuola, che non ci deve essere discriminazione di genere. Capite che se poi il problema è il problema del calcolo del carburante, che però è un contesto sociale, non ne usciamo. Quindi, per forza di cose, questi due elementi si devono aiutare l'un l'altro. Per forza di cose, la scuola deve trovare condizioni favorevoli fuori per raggiungere anche quell'equità che deve garantire a tutti i ragazzi, a tutti, non solo al genere. Ed è per questo motivo che l'approccio per superare anche, non solo, anche il gap di genere è quello di una didattica inclusiva. Ed è a questo proposito che lascio poi la parola alla Roberta per darci degli esempi di didattica inclusiva. Grazie a tutti. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti. Provo a condividere il mio schermo. Scusate la voce. Ok. Allora, io insegno in una scuola primaria e ho due classi terze, quindi mi sono fatta alcune domande anche in preparazione a questo pomeriggio insieme, e ho provato, come faccio spesso, a condividere i miei pensieri con i bambini. Mi incuriosiva pensare e scoprire che percezione avessero i bambini di questa problematica. Abbiamo bambine e bambini, io ho una classe tendenzialmente più maschile come numeri, però insomma volevo appunto rendermi conto di cosa pensassero le bambine e i bambini delle mie due classi terze sulle differenze di genere, se le percepissero già da così piccoli e in che modo. La conversazione è stata ovviamente più lunga, ho pensato di raccontarvi alcuni stralci di questa conversazione, e mi sembrava potessero portare alcuni elementi di riflessione, di confronto con voi. Alla mia domanda: esistono cose da maschi e cose da femmine?
sono uscite varie commenti, tutta la classe si è esposta dicendo no, 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 no. Poi indagando un pochino, scavando un po' più in profondità, Giulio ha riferito che secondo lui c'erano delle scuole femminili e delle scuole maschili. Allora ho colto l'occasione e ho voluto approfondire e gli ho chiesto in che senso ci fossero scuole femminili e scuole maschili e in cosa potessero essere diverse. Lui ovviamente era un po' dubbioso e ha dichiarato di non sapere le differenze tra queste due scuole e aver solo sentito parlare dalla mamma dell'esistenza di scuole femminili e scuole maschili, ma lui non le aveva mai viste. Allora ho provato a chiedere se secondo lui potessero essere diversi gli argomenti da studiare, le cose da fare, potessero essere organizzate in modo diverso ed eventualmente perché. E Giulio mi risponde che secondo lui non si possono studiare cose diverse lui dice io non lo so perché le hanno fatte per maschi e per femmine, me lo ha detto la mamma, e lui aggiunge anche con le mani questa espressione di stupore come se effettivamente per lui fosse piuttosto incomprensibile l'esistenza di queste due scuole nelle quali maschi e femmine venissero divisi. Nel continuo della conversazione Viola interviene e dice: secondo me non ci sono cose da maschi e da femmine. Se sei femmina e vuoi giocare con i supereroi, nessuno te lo vieta. Se sei maschio e vuoi giocare con le bambole, nessuno te lo vieta. E su questo erano piuttosto d'accordo tutti. Alex però aggiunge: ci sono solo cose che ti piacciono di più e cose che ti piacciono di meno. Al che io ho chiesto: allora perché ci sono poche donne astronaute? Alle donne non piacerebbe fare l'astronauta. Ho detto poche donne astronaute perché poco prima Nicolò aveva provato a distinguere i mestieri da maschio e i mestieri da femmine e aveva dichiarato che secondo lui di astronaute femmine non esistevano. Alex riprende la parola e a questa domanda fa una cosa secondo me molto delicata che a volte anche noi adulti dimentichiamo. E cioè lui dice: chiediamolo alle femmine, e si rivolge verso Viola. Io ho colto in questo un'attenzione molto, molto alta di Alex, perché giustamente su una scelta femminile, sul perché alcune femmine o le donne possano scegliere o non scegliere una certa cosa, è giusto lasciare la parola alle donne. Mentre sappiamo benissimo che spesso anche tra gli adulti c'è il problema che su cose prettamente femminili intervengono molto le voci maschili. E Viola risponde: a me piacerebbe fare l'astronauta, lo dice molto convinta, e andare sulla Luna. Allora chiedo: perché poche femmine scelgono di fare l'astronauta? E Lorenzo, secondo me, coglie alcune cose interessanti. Dice: ce ne sono poche, ci sono mestieri che fanno poche femmine, e allora poi sono in poche quelle che lo scelgono. Torniamo un po' a quello che è emerso negli interventi di Anna e di Elisabetta prima. C'è anche un contesto veramente sociale intorno che condiziona la libertà di scelta in molti casi e la frequenza, di esperienza di donne che fanno certi mestieri aumenta o diminuisce la volontà e la possibilità di scelta delle bambine di percorrere quella strada. Alex dice: sì, non ci sono cose da maschio o da femmine, ci sono cose che poche femmine o pochi maschi scelgono, perché il discorso è anche maschile. Io, come vi ho detto, insegno in una scuola primaria, molti bambini hanno notato che di maestri maschi ce ne sono veramente pochi, quindi anche dalla parte, dalla parte di Alex c'è la voce del maschio che dice anche pochi maschi scelgono alcuni mestieri. Quindi, continuo io, alle femmine piacerebbe fare l'astronauta, il coro della classe che dice sì.
Al che io chiedo, quindi quante femmine conoscete che fanno le astronaute? Un attimo di silenzio, sguardi un po' sbigottiti, interrogativi, nessuna. In realtà in una classe si ricordavano di Samantha Cristoforetti, quindi almeno un bimbo o due aveva l'idea che ci fossero donne nello spazio. E io provo ad avvicinare questo esempio alla loro realtà quotidiana, quindi a calarlo nel loro quotidiano. E se la vostra mamma facesse l'astronauta? Sgomento. Filippo proprio si lascia sfuggire un "a me dispiacerebbe". E alla mia domanda del perché non vorrei che stesse lontana per tanti giorni. Quindi il ruolo della mamma che si prende cura dei figli. Altri bimbi dicono anche "a me mancherebbe tanto", e allora io provo a chiedere: e il papà? Lui potrebbe fare l'astronauta, non vi mancherebbe? E qui le voci sono discordanti. Alcuni, come Filippo, risponde meno, tanto il papà non lo vedo mai. Altri, come Matteo, ci rincuora un po' e dice: a me mancherebbe anche il papà, veramente. Quindi, diciamo, tante possibilità, tante aperture di possibilità e di lavori, però quando entriamo nel reale, nella familiare, le cose diventano più complicate. E in matematica cosa possiamo fare? Dicevamo prima quanto e come una matematica, una didattica della matematica inclusiva, non solo per il genere, ma inclusiva in generale, possa davvero aprire molte strade a tutti. E vediamo che comunque una matematica più laboratoriale, più concreta e per competenze, se ben condotta dall'insegnante, facilita sia nelle bambine che nei bambini la costruzione dei saperi matematici più in profondità. E quello che abbiamo visto prima nel video del Summer Camp è che Elisabetta ci ha ben descritto nel suo intervento. Quindi proporre una didattica della matematica che attivi molto di più le competenze, attivi molto di più i diversi approcci, quindi multimodale, molto operativa, molto laboratoriale, molto concreta e quindi inclusiva delle individualità di ciascuno, sicuramente lascia aperte le strade a tutti, maschi e femmine, quindi la strada verso una scelta più libera. Una buona pratica didattica e il laboratorio tengono conto di questi stereotipi che abbiamo visto fin oggi e permettono a tutti, bambine e bambini, di confrontarsi con ogni esperienza, scoprendo ciò che a loro piace fare. Torniamo a recuperare le parole che hanno detto i bimbi. E ci sono cose, non da maschi e da femmine, ci sono cose che mi piace fare e cose che non mi piace fare. Nelle cose che mi piace fare è chiaro che se non le posso sperimentare, se non posso provarmi nello scoprire la matematica facendo, toccando, operando, ragionando, confrontandomi, eccetera, naturalmente non posso scoprire se questa cosa mi piace farla oppure no, perché semplicemente non ne ho fatto esperienza. Quindi una buona didattica della matematica, una didattica laboratoriale, non settorializza, non identifica ciò che sappiamo o non sappiamo fare col nostro genere. È un po' quello che già Pietro, ma insomma gli interventi anche precedenti, hanno cercato di dimostrare. Apre a tutti la possibilità di sperimentare e di sperimentarsi nelle diverse esperienze con diversi materiali o artefatti. E lo hanno indicato anche i bambini. Se intorno a loro la realtà viene raccontata secondo stereotipi o pregiudizi, vengono a meno delle possibilità di scelta consapevole. Se non ho l'idea che questa scelta di studi, questa carriera, questo mestiere, questa strada sia percorsa già da tante altre donne, non mi viene l'idea di poterla percorrere se sono donna. Penso che sia una cosa prettamente maschile, me la figuro come una cosa maschile. Le rappresentazioni di genere costruiscono una dimensione di maggiore o minore frequenza di proposte e ciò condiziona, soprattutto crescendo,
le bambine e i bambini nella scelta di ciò che vogliono fare. Le voci che abbiamo ascoltato prima sono di bambini molto piccoli, bambine di 7, 8, 9 anni. Crescendo, l'abbiamo visto anche nelle interviste precedenti, la percezione di queste differenze, di questi stereotipi, questi pregiudizi, diventa sempre più forte. Qui vedete tanti esempi di modalità di lavoro, sono tutte foto delle mie classi, nelle quali appunto si cerca di favorire il confronto, l'argomentazione, il lavoro di gruppo, la possibilità di spiegare ai compagni il proprio ragionamento, di potersi confrontare con tanti materiali, tanti artefatti diversi, proprio per scoprire i significati più profondi della matematica, però facendolo in modo collaborativo, non giudicante, dove appunto le scoperte sono fatte insieme e sono fatte anche e soprattutto attraverso gli errori, il ritornare indietro rispetto a una propria posizione e ripartire insieme al gruppo cambiando idea, confrontando quindi la propria opinione con gli altri, insomma in una dimensione molto più sociale e collaborativa. Questo è il viso di una bimba della mia scuola davanti al movimento di un robottino programmato insieme ai bambini, quindi la faccia, il viso dello stupore, della scoperta, della gioia, della scoperta, della gioia del successo anche, dell'essere riusciti a muovere il robot, a programmarlo, insomma a fare cose che fino al giorno prima erano sconosciute, no? Questo è il bello. Ti parlo, scusami se ti interrompo, ma qui avevamo programmato il robottino perché salutasse tutti facendo un cuore, quindi io ho lanciato il programma, i bambini non sapevano cosa avrebbe disegnato per salutarli e mi è piaciuta tantissimo questa bambina perché ha un cuore enorme anche sulla maglietta e quando ha visto il cuore è impazzita di gioia, ma reazioni molto simili le abbiamo avute nelle varie classi. Scusami, mi piace tantissimo questo. Hai fatto molto bene a intervenire, anzi mi raccomando, sia Anna che Elisabetta, prego intervenite pure quando volete. E quindi noi come adulti cosa possiamo fare? Noi come adulti docenti? Dobbiamo prestare attenzione, dobbiamo prestare molta attenzione a tutto quel tappeto di elementi impliciti nei quali i bambini si trovano quotidianamente e che spesso veicolano messaggi di discriminazione di genere. Le frasi proprio "quella mamma è proprio il maschio di casa", per esempio, veicola il pensiero che sia sempre comunque il maschio colui che comanda, che dovrebbe comandare, ma ci sono molti proverbi, molte cose che magari scappano ai bambini o sentiamo dire o leggiamo nelle storie, alle quali dobbiamo prestare molta attenzione. Prima di tutto nella scelta del linguaggio, quindi, e delle proposte. Noi quando proponiamo, come diceva Pietro, un problema, un esercizio, a seconda, dobbiamo, nella scelta del contesto, del racconto, della parte narrativa, dobbiamo prestare molta attenzione al linguaggio usato. Per esempio, nella costruzione di problemi o nella narrazione di situazioni andranno descritte realtà nelle quali il ruolo riconosciuto come maschile o femminile non sia stereotipato. Avete visto prima nei dati esposti da Elisabetta quanto un problema, un elemento neutro possa far emergere maggiormente le capacità femminili rispetto a un quesito più, più legato al genere. Pensiamo agli esempi di libri di testo che talvolta diventano casi sui social o sui media perché descrivono mamme e papà attraverso diversi lavori, occupazioni o impegni nella gestione della casa. Io qui ho fatto tre esempi di tre immagini e esercizi che ultimamente sono emersi in maniera molto polemica, per fortuna,
sui vari social o nei media, perché anche qui, come dicevo, la scelta del linguaggio può veicolare messaggi completamente sbagliati e stereotipati. Ma per fortuna vedremo dopo le cose cominciano a cambiare. Noi come docenti, scegliendo il libro di testo, dobbiamo ricordarci di questo elemento come un elemento importante che dobbiamo verificare nelle pagine dei nostri libri e eventualmente appunto selezionare ed eliminare dalla scelta testi che non prestino la dovuta attenzione alla parità di genere. Perché i modelli di ruolo sono comunque molto importanti. Qui ho messo l'immagine del libro di inglese che insomma, ho adottato nelle mie classi. Vedete che insomma, l'immagine della bimba tra le cose che è in grado di fare e non è in grado di fare, la scelta di mettere una bambina che gioca a calcio è secondo me una buona scelta. È un libro che è molto attento a queste immagini, alla scelta delle immagini, alla scelta delle proposte. E questo aiuta le bambine e i bambini a ampliare l'orizzonte del loro immaginario. Se vi ricordate, Lorenzo diceva appunto ci sono mestieri che poche donne scelgono, ci sono cose che poche donne scelgono e quindi poche donne dopo continueranno a sceglierlo. Allora proponiamo immagini diverse, apriamo le possibilità, ampliamole. Questa è l'immagine di un libro di una casa editrice birmana, si chiama Superhero, è un librettino, una storia molto molto carina che racconta la storia di questa Little Heihei che vuole, esprime il desiderio di diventare un superhero, un supereroe, e viene irrisa dai compagni che dicono che nessuna donna è un supereroe. Non ci sono supereroi, non c'è nessuna possibilità per lei di diventare un supereroe. E qui la maestra invece interviene in modo molto positivo. Interviene facendo una serie di domande nelle quali cerca di raccogliere le caratteristiche che deve avere un supereroe. Quindi quali caratteristiche deve avere un supereroe? Deve essere coraggioso, deve aiutare gli altri, deve affrontare il pericolo senza paura, ok? I bimbi dettagliano tutte le caratteristiche del supereroe e la bimba diventa veramente un eroe in quanto diventa un pompiere. Ogni giorno salva le persone, diventa coraggiosa e forte e aiuta le persone, cioè le caratteristiche che avevano descritto i bambini e le bambine insieme alla maestra come caratteristiche che identificavano il supereroe. Quindi se queste cose anche in un piccolo paese asiatico come il Myanmar e la Birmania cominciano a diventare tema di libri per bambini, la speranza è che appunto questo tema, questa apertura, questa proposta di maggiori scelte, maggiori libertà di scelta e che le strade sono aperte tutte per tutti, insomma diventi veramente patrimonio di tutti e anche nostro. Piccola parentesi, questa casa editrice fa parte di un progetto benefico che appunto ha come finalità l'educazione civica dei bambini in Myanmar e che gratuitamente distribuisce questi libri nelle scuole, quelle più isolate, quelle più povere, quelle che non hanno risorse, sono tantissime, e appunto va e regala uno zainetto di libri ai bambini frequentanti queste scuole che contengono messaggi appunto positivi e di crescita anche di educazione civica. Ecco. Dicevo prima, c'è speranza. Ieri leggevo un articolo sulla Repubblica.it e Zanichelli, che ben conosciamo, propone il manuale 10 in parità, che prevede non tanto una revisione dei testi già pubblicati e già in commercio, quanto un'attenzione
maggiore nei test in futura pubblicazione per calibrare maggiormente gli interventi. Qui dice per ogni disciplina si possono fare degli interventi calibrati. Nella storia le figure femminili sono state scarsamente rappresentate. Si può rendere conto del perché è accaduto e dare più risalto alle donne. Nella storia dell'arte le pittrici non possono più essere relegate in una scheda, ma devono avere lo stesso spazio degli uomini. E così anche nella scienza. Aggiungono, siamo tutti convinti di stare molto attenti, ma in realtà le cose sfuggono. Negli ultimi 5 anni la sensibilità su questi temi è molto cambiata. Prima eravamo rassegnati a vedere poche scienziate nei manuali. Oggi il mondo sta cambiando e così come cambia la realtà, anche la lingua e i contenuti devono progredire. È quello che ci auguriamo moltissimo. E piccolo esempio della mia realtà scolastica, noi ogni mese affrontiamo una sfida che ci pone un matematico o una matematica del passato e in questi primi mesi dell'anno abbiamo incontrato Pitagora, Gauss, Fibonacci e Peano e affrontato le loro sfide. A un certo punto una bambina mi chiede, ma donne matematiche ci sono? Quando le conosceremo? Mi si è allargato il cuore. E la Assia, con questa riflessione, aiuta anche le compagne e i compagni a ricercare informazioni e insieme scopriamo che, anche se sono poche, le donne che hanno studiato matematica ci sono e sono state importanti. È stata molto bella anche appunto la fase di ricerca delle informazioni. Per fortuna nelle pubblicazioni per bambini e bambine negli ultimi anni sono stati tanti i libri che hanno raccontato biografie femminili e infatti Viola il giorno seguente porta a scuola il libro Storia della buonanotte per bambine ribelli, un libro che ha smosso molto, è piaciuto tantissimo e che ha veramente mosso molta dell'editoria per bambini e decidiamo di leggere la parte che riguarda Jill Tarter, Ipazia, Grace Hopper e Ada Lovelace e comunque descrivevano una esperienza e biografie scritte per bambini già insomma adattate alle loro capacità ecco, di comprendere le cose. Però mostravano la presenza di importanti donne nella storia della matematica e della scienza. Un'altra cosa che ci siamo ripromessi come classi, siccome noi per il Pi Greco Dei del 14 marzo organizziamo sempre piccole sfide a gruppi, diamo sempre dei nomi ai nostri gruppi, quest'anno avremo deciso di scegliere il nome di donne matematiche come nomi dei gruppi che si formeranno. Una speranza molto recente, i bimbi si sono costruiti piccole maschere perché questo carnevale è stato un po' sottotono e Viola si traveste da scienziata, si costruisce la sua mascherina di tipo matematico Nobel pazza per la scienza perché lei è una scienziata pazza, lei ovviamente essendo carnevale. Ecco, io avrei finito. Roberta, prima di spegnerti l'audio ti chiederei solo di rispondere a una domanda puntuale che chiede che come si chiama il libro d'inglese che hai mostrato. Si chiama The Story Garden. Ok, perfetto. E io sull'onda dei libri di testo a questo punto farei vedere un ultimo esempio finché arriva, ho visto che al momento non ci sono altre domande quindi vi invitiamo a porle se volete. Ecco qui, c'è un nuovo libro che in anteprima ho avuto l'ok per farvi vedere, quindi non solo Zanichelli ma anche Erickson si sta dando da fare in particolare con la nostra collana Artefatti Intelligenti, ha mostrato, ci è venuta molto incontro nelle nostre richieste di essere attenti alle questioni di genere e nelle proposte dei nostri personaggi, oltre al nostro Bruco che è abbastanza neutro come gender, abbiamo l'esperta, ok? L'esperta è proprio un pochino ispirata a Mariam, ok?
di cui vi ha parlato prima Roberta, e l'esperta ci dà dei consigli, è l'esperta di matematica e vuole andare contro lo stereotipo del maschio bianco, che è il solito detentore del sapere scientifico, in particolare matematico. Tra gli altri personaggi nel nostro libro compare il maestro, ok? C'è il maestro, c'è anche la maestra, ok? Che è quella che vedete in alto a sinistra, e poi ci sono due bambini, Ravi e Lily, e che invece sono quelli della vignetta che vedete lì sotto. E quindi non solo, diciamo, personaggi maschili e femminili a tutti i livelli, ma anche che vengono da diversi continenti, oserei dire. E l'ispirazione in questo caso, Ravi porta la sua esperienza con un artefatto simile a quello del bruco, che è un serpente che viene utilizzato in alcune tradizioni indiane per la notazione posizionale decimale. Questo solo per dirvi che stiamo cercando, anche con offerte editoriali, proposte editoriali, diciamo, che ci vengano un pochino più incontro. Basta, io adesso mi taccio e siamo qui per le domande. Appunto, chiedono come si chiama questo fantastico libro di testo ed è già in commercio, immagino che stia per uscire, perché appunto hai avuto il permesso di presentarla in anteprima, quindi significa che è prossima la pubblicazione. Allora, se non arrivano, mentre aspettiamo che arrivino domande, dato che abbiamo ancora un pochino di tempo, potremmo recuperare quelle che erano rimaste, diciamo, senza risposta venerdì scorso nella lezione introduttiva. Le riprendo. E allora, ce ne sono varie, ci sono alcuni commenti, ma diciamo una cosa che era venuta fuori più di una volta mentre il professor Di Martino presentava, appunto, come dire, degli spunti di ispirazione per pratiche inclusive, per esempio adattare i tempi alle esigenze dei singoli studenti, tornare sulle competenze non ancora apprese, eccetera. È venuto fuori in una domanda, ma credo che insomma sia un po' una preoccupazione di tutti gli insegnanti, quello: ma come si concilia, diciamo, l'introduzione di queste pratiche nella classe con il fatto che insomma ci sono appunto i programmi da portare a termine e da rispettare. Credo che insomma questa dell'ansia per il programma da finire sia piuttosto diffusa fra gli insegnanti, per cui come si fa, diciamo, a provare anche cose nuove, diverse, a star dietro ai singoli studenti senza lasciare indietro nessuno, però anche diciamo portando a termine tutto quello che deve essere fatto. Non so, forse credo che Roberta si confronti con queste questioni tutti i giorni, quindi forse può intanto rispondere lei, poi magari anche Anna e Elisabetta hanno qualcosa da dire. Ma sì, molto serenamente direi, perché forse uscendo dall'idea che le attività laboratoriali siano extracurricolari, cioè quando noi presentiamo e lavoriamo, quando noi lavoriamo in modo multimodale, con artefatti, in maniera laboratoriale, collaborativa, non stiamo facendo un'attività extra, cioè stiamo proponendo contenuti curricolari, quelli che, tra virgolette, dicevamo essere nei vecchi programmi, no? E noi li facciamo rientrare assolutamente in queste proposte, quindi sono all'interno delle proposte che facciamo, semplicemente le facciamo in maniera forse a volte un po' diversa, ma toccando comunque i temi, i contenuti e i significati matematici che i bambini devono apprendere secondo le indicazioni nazionali, lo facciamo seguendo ciò che viene spiegato molto bene nella premessa delle indicazioni nazionali, cioè lavorando per problemi, lavorando e valorizzando l'errore, valorizzando le scoperte dei bambini
attraverso appunto il manipolare, il toccare, il costruire, tagliare, conoscere attraverso diverse modalità ciò che vogliamo che apprendano. Quindi in questo modo non usciamo, non perdiamo tempo, anzi ottimizziamo i tempi, perché spesso lavorando in questo modo sono più cose, più elementi, più saperi che vengono introdotti, quindi diciamo che diventa più interdisciplinare, ma anche si esce dall'idea che la matematica sia geometria, algebra, aritmetica, okay? Che siano tutte cose separate, ma spesso lavorando in questo modo molti aspetti si intersecano, sono insieme, e devo dire che una modalità di questo tipo è assolutamente inclusiva, perché non ha bisogno di differenziare tantissimo le proposte, perché ognuno sta dentro alle proposte a modo proprio. Quindi mi sembra che in maniera molto naturale, molto serenamente, dobbiamo cominciare forse a modificare l'approccio alla preparazione della lezione, lavorando un po' di più sulle modalità per competenze, per problemi, modello laboratoriale, multimodale, perché in questo modo siamo più inclusivi, rispettiamo i tempi di tutti e contemporaneamente magari, non dico che sia più veloce, ma quasi, cioè non sono mai, mi confronto che con i colleghi, le mie classi non si differenziano particolarmente nei tempi rispetto alle altre delle mie colleghe più tradizionali. Quindi mi sento di dire che alla fine dell'anno il tempo si riequilibra, si riequilibra, perché poi facciamo le cose in modo diverso, ma le facciamo tutte. Spero di essere stata chiara. Mi piacerebbe fare velocissimo un esempio su questo, perché grazie Robby, hai risposto benissimo anche, diciamo, in maniera generale. Pensate a come proponiamo nel progetto per contare le cosiddette tabelline. Si fanno moltiplicazioni in seconda con i diagrammi rettangolo, sono dei rettangoli di cartoncino che vengono costruiti e poi disegnati, si fanno in seconda, vengono chiamati diagrammi rettangolo e vengono trattati appunto come rettangoli, e in realtà quando facciamo il prodotto dei fattori che stanno sui lati stiamo scoprendo la loro area e stiamo parlando di area del rettangolo, anche se non introduciamo formalmente l'area fino alla quarta, oppure quando si decide di introdurla, insomma. E quando arrivo a introdurre area e a fare l'area del rettangolo su cui costruisco poi tutte le altre formule per le aree delle figure piane che tratto, l'ho già fatto. Quindi, e io ho continuato a lavorare con la rappresentazione dei diagrammi rettangolo sempre dalla seconda in poi. Quindi mi piace molto questo come uno degli esempi di guadagno tempo, in realtà. Giusto. E allora, sono arrivate invece alcune domande, e alla prima posso rispondere io. Questo corso avrà un proseguimento. Chissà, è stata, diciamo, un'iniziativa, come avevo detto all'inizio, della scuola IMT. Abbiamo cercato stavolta, in occasione quest'anno, in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, di, oltre che a, diciamo, altri tipi di eventi, insomma, celebrativi di questa giornata, di offrire questo contenuto. L'abbiamo fatto in collaborazione con l'ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, appunto, che ha consultato, insomma, sicuramente gli insegnanti delle scuole del territorio per capire se ci poteva essere interesse. Crediamo, insomma, che ci sia stato, anzi, diciamo, abbiamo anche allargato il numero rispetto alla decisione iniziale per permettere a più persone di partecipare. E chissà, insomma, diciamo, non c'è un proseguimento già programmato, ma consideriamo l'interesse, per cui se Anna e tutte le colleghe relatori che hanno parlato questa volta venerdì scorso ci danno ancora la loro disponibilità, sicuramente cercheremo di fare ancora qualcosa su questi temi. Ecco, ci sono poi invece altre domande su cui forse
Poi ecco, chiede Simonetta Giampaoli se potete dare una definizione precisa di oggetto matematico. Dice: il primo anno che sono passata ad insegnare nell'area matematica e ho tanto bisogno di imparare. Allora, se volete, provo a intavolare un discorso qui. Allora, è molto difficile. La matematica è l'unica disciplina che parla di oggetti che non esistono nel nostro mondo. Gli oggetti, degli oggetti matematici abbiamo solo rappresentazioni. Quindi, a differenza di tutte le altre discipline, in cui posso in qualche modo, diciamo, un elefante lo posso andare a toccare, sentire, cioè ho proprio un esempio reale di elefante, nel caso della matematica no. Io ho delle nozioni idealizzate, quadrato, ok? In astratto è ideale, posso rappresentare il quadrato, ma ogni volta che lo rappresento, la rappresentazione si porta dietro tanti aspetti non ideali, per cui un certo tratto grafico di una ampiezza, un segmento non è mai nella realtà di spessore nullo, ma è un rettangolo schiacciato, 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 in realtà ha un colore, non è mai esattamente perfetto, gli angoli dovrebbero essere retti, ma non sono esattamente. E quindi come arrivare a a introdurre e quindi a costruire oggetti matematici. Allora, ci sono diverse teorie e ogni teoria, diciamo, che ha anche una componente filosofica, lo spiega in modo diverso. A me piace, anche da un punto di vista educativo, mi sembra efficace pensare che siano oggetti discorsivi, sono oggetti del discorso, quindi il quadrato è come lo uso nel discorso, ok? Quindi non è altro che tutti i modi che io ho di parlare, di interagire, diciamo, con quadrato. Quindi quadrato ha delle caratteristiche, dei lati, degli angoli che sono anche retti, e quindi ecco, mi tira in gioco anche la parola angolo retto, che ha tutti dei suoi contesti in cui assume dei significati. Però sono oggetti appunto a cui posso arrivare solo in questi modi indiretti e poi con rappresentazioni. Quindi come fare a introdurre bene gli oggetti matematici? Li comincio a introdurre. Spesso proponiamo, se c'è una parola che diciamo viene usata anche nel linguaggio comune, suggeriamo di fare una prima attività in cui si condividono, per esempio quadrato, hai mai usato la parola quadrato nella tua vita? Se sì, come? Cos'è per te un quadrato? E si cominciano a mettere sul tavolo i significati che si portano in classe i bambini. E a partire da questi significati, che spesso sono magari un po' vicini ma anche distanti da quelli matematici, un po' alla volta si costruiscono discorsi sempre più vicini al modo corretto matematico di parlare di quadrato. Okay? Quindi non mai, se possibile, calando dall'alto, dice sì quadrato, un quadrilatero con quattro angoli, lati tutti uguali, eccetera, eccetera, ma esplorandolo in molti contesti, per esempio anche come faccia di un cubo. Ho un cubo, lo ruoto un po', lo comincio a stampare nella sabbia o gli coloro una faccia e comincio a stamparlo e parlo di quegli oggetti stampati e un po' alla volta acquisisco un modo di parlare di quelle rappresentazioni come appunto di rappresentazioni di quell'oggetto matematico. Noi veniamo dalla cultura, diciamo, invece platonica, per cui invece questi oggetti ideali esistono nell'iperuranio e noi vediamo le ombre, sono modi diversi di parlare di questa cosa. Comunque di fatto noi dobbiamo parlare in senso lato, quindi anche con gesti, con iscrizioni, cose scritte, artefatti fisici e digitali che ci incorporano queste parti del sapere, dobbiamo parlare fondamentalmente. Quindi io direi che sono oggetti discorsivi. Ok. Ecco, rendo. Valeria Moi aveva chiesto qualche consiglio per l'autoformazione su queste tematiche, letture, siti, video. Ha risposto direttamente Anna, però cito, diciamo, pubblicamente la risposta. I siti potrebbero essere percontare.it e youtube.org, che abbiamo visto durante la presentazione. Tra altri, erano solo le idee, le prime che mi sono venute in mente. Certo.
Ci sono anche i webinar dell'Associazione Italiana Ricerca in Didattica della Matematica che forniscono spunti magari visivi per chi non ha tempo di leggere su diversi temi, sia toccati sia per la scuola superiore ma anche per la scuola primaria, che forse a voi interessano di più, per la scuola dell'infanzia. Quindi dentro il sito dell'associazione, ecco Anna, vedo che l'ha scritto, dentro il sito dell'associazione potete trovare diversi spunti di ricerca, sì. Diverse grazie, situazioni dove gli oggetti acquistano senso, ecco. Sotto la sezione iniziative, ok? E sotto iniziative ne trovate parecchi, trovate in particolare gli Aperiairdm, adesso vi metto il link, e il nuovo ciclo che è in corso adesso, quindi questo, e poi l'insegnamento della matematica tra ricerca e prassi. E sono sempre eventi di cui ci sono le registrazioni, le potete vedere, in cui accanto a ricercatori compaiono sempre a parlare anche insegnanti. Ci sono poi, in tempi migliori e non sospetti, ci sono anche le scuole estive. Migliori e non sospetti perché purtroppo quest'anno la scuola estiva per gli insegnanti di ogni ordine, in particolare anche della scuola primaria, non si può fare per ovvie ragioni, ma si farà, cioè la vita poi continuerà in modo più o meno stabile, ce lo auguriamo tutti, quindi tenete monitorato anche il sito, perché in futuro ci saranno anche le scuole estive, dove ci potremo vedere fisicamente. Lì è un buon momento di formazione e di condivisione, perché ci sono altri insegnanti dello stesso ordine. Allora, non mi sembra di vedere altre domande nuove, quindi possiamo diciamo di nuovo passare a affrontare più che domande alcuni dei temi che erano emersi la volta scorsa, e scelgo questa che è una specie di, non so se provocazione, comunque un commento che fa pensare. Uno spettatore anonimo aveva commentato che gli insegnanti della scuola primaria, che hanno a loro volta sempre evitato la matematica nel loro percorso di studi, creano un danno enorme. Così dice, lo riporto come è stato detto, nel senso che, insomma, in qualche modo, credo che questo sia il senso, perpetuano la paura della matematica o l'ansia nei confronti della matematica. Quindi in effetti è un tema, insomma, delicato, ma secondo me che vale la pena di porre in questi termini, appunto, lo vorrei porre forse a Anna e Elisabetta, ma anche a Roberta, a tutte e tre. Credo che la risposta, le tre risposte, i punti di vista siano interessanti. Scusa. Vai, Betta, vai. No, siamo tutte e due scienze della formazione, quindi penso sia simile la risposta, quindi falla tu, vai. No, la facciamo congiunta. Se la facciamo congiunta è sicuramente più completa. La paura della matematica c'è, è indubbio che noi che insegniamo a scienze della formazione, insegniamo matematica, sentiamo a volte alcuni nostri studenti e studentesse dire questo forse era il percorso dove potevo trovare meno matematica, spero di non fare l'insegnante in matematica. È innegabile che possano accadere situazioni così. Io credo che il nostro ruolo, cioè il ruolo mio, di Anna, i docenti di matematica, sia anche questo. Non solo insegnare matematica come contenuti matematici, ma insegnare un approccio alla matematica, un self-confidence verso la matematica, che poi, è vero, cade a cascata su tutti gli altri. Quindi abbiamo speranza di costruire un futuro migliore, così come Roberta lo costruisce con i bimbi piccoli, io probabilmente, quando sarò ormai molto anziana, avrò gli studenti di Roberta già un po' forgiati con una confidenza verso la matematica diversa, che arriva veramente dal proprio gusto personale e non da uno stereotipo di genere. Forse Anna vuole aggiungere qualcos'altro.
Di base l'hai detto, c'è da dire che mentre una volta, diciamo, si poteva forse di più anche evitare la matematica nel percorso universitario se c'era, ma spesso non c'era nemmeno, adesso nel percorso universitario obbligatorio a Scienze della Formazione, che è un corso di laurea a ciclo unico di 5 anni, sono obbligatori 22 CFU di matematica, che se avete la fortuna di avere insegnanti, diciamo me esclusa, ma Betta, Pietro Di Martino, eccetera, riuscire, insomma, sono abbastanza convinta che gli studenti vengano esposti perlomeno a pratiche didattiche che condividiamo e anche vengono spinti a sviluppare una visione più corretta della matematica. Io quando insegno ho questo come obiettivo principale del corso. Io tocco argomenti principali della matematica della scuola primaria e ci vado a fondo proprio lavorando per sradicare questa paura della matematica. Quindi non sappiamo il perché di qualche cosa? Benissimo, è l'occasione buona per buttarcisi a capofitto e cercare di capire il perché. Perché di quella... Oggi stavamo facendo, prima di venire da voi, io ho fatto i criteri di divisibilità, ok? E per esempio il criterio di divisibilità per 4 l'abbiamo visto in due modi diversi, perché a seconda hanno visto che, diciamo, si poteva enunciare addirittura in due modi diversi che dipendevano proprio dalle scomposizioni delle parti del numero che utilizzavamo. Per dire, ed erano molto contenti di questa cosa. Quindi cos'è il criterio? Non è il criterio, ci sono più criteri a seconda di quello che vuoi far vedere, usi quello che preferisci. Aggiungo solo una piccola cosa, io sono un inguaribile ottimista, insegno da molti anni, non dirò quanti ma tanti, e nella mia piccola esperienza di comunque rapporti e relazioni con tanti altre maestre, perché mi piace essere definita maestra, definire maestri e maestre chi lavora con i bambini piccoli, e vedo che è cambiata tanto. In molte persone è cambiato l'atteggiamento, e sono cambiate le proposte, il tipo di proposte che si fanno in classe, sono molto più spesso concrete, operative, diverse, divertenti, anche questo proliferare di feste di qualsiasi tipo che hanno la matematica o le scienze come argomento sono ovviamente solo pretesti per divertirsi insieme ai bambini nello scoprire alcune cose. Credo che se l'insegnante comincia a divertirsi nel fare ciò che fa in classe con i bambini, trasmette già una buona positività, una buona idea, un buon stare insieme lavorando sulla matematica o sulle materie di tipo scientifico, e che questa percezione anche fisica, su questo Pietro potrebbe dire molto, possa aiutare e sostenere i bambini. Ma ripeto, la cosa importante è che vedo che molti insegnanti stanno pian piano cambiando, grazie anche a chi insegna nell'università, agli insegnanti che stanno entrando nelle scuole, un modo diverso di vedere la matematica e soprattutto di insegnarla. Ecco, quello che dice Roberta è quello che leggo anche proprio in un commento di Sara Clerici, che dice: ho superato la paura della matematica proprio a formazione primaria, alla bicocca, e nonostante la didattica della matematica sia stata uno scoglio enorme da superare, e una volta superato ho cambiato forma mentis e approccio, quindi questo conferma esattamente quello che ci avete detto. E su questa nota quindi di ottimismo concludiamo, perché siamo arrivati alle 7:15, puntualissime, ed è l'ora di salutarci. Quindi io ringrazio davvero di nuovo di cuore le relatrici di stasera per, insomma, tutto l'impegno che hanno messo nel loro contributo, e ringrazio anche a tutti gli insegnanti che ci hanno seguito e ascoltato. Buona serata e arrivederci a tutti. Grazie a voi, grazie a tutti i partecipanti. Grazie, arrivederci. Bye.